Team IBM Partner Ecosystem sicuramente ha una mission importante. Ha la mission di portare i nostri partner, sia attuali ma anche futuri, quindi potenziali, verso le aree strategiche. Sicuramente l'area dello Smarter Business, strategica per il 2020, ossia l'area in cui le aziende si dotano di sistemi di supply chain intelligenti, abilitate da blockchain certificate, con strumenti di intelligenza artificiale. Sicuramente l'area del journey to cloud, quindi del percorso dei clienti verso il cloud. Di cosa hanno bisogno quindi le aziende? Le aziende hanno bisogno di essere accompagnate in questi percorsi, per cui hanno bisogno di partner trusted, di trusted advisor, insieme a un vendor solido. Sicuramente quella di avere un ecosistema competente, quindi la prima parola chiave sono le competenze, e poi un ecosistema motivato, ingaggiato. E qui il duplice obiettivo del team di marketing, quello di continuamente creare dei format che soddisfino e raggiungano questo duplice obiettivo. Mi vengono in mente due esempi. Il primo, che abbiamo lanciato a IBM Studios durante il nostro evento Think Summit di giugno. Qui abbiamo lanciato un nuovo format, il format dell'Ecosystem Story Challenge, l'abbiamo chiamato così, che sostanzialmente vedeva dei partner nuovi, giovani, delle startup, alternarsi su un palco in modalità elevator pitch davanti a una platea composta da clienti ed altri partner. Quindi diciamo che abbiamo messo sul palco l'innovazione. Durante questo evento abbiamo dato ai nostri partner elementi importanti e strumenti per imparare a comunicare e a capire l'importanza di una comunicazione, di un narrative efficace, sempre con il fine di essere rilevanti per i propri clienti. Partendo dal concetto che possiamo avere le migliori soluzioni, ma che se non le sappiamo comunicare non andiamo da nessuna parte, abbiamo lanciato il Video Chat Challenge. Quindi abbiamo invitato i nostri partner a candidare e a proporre le loro storie powered by IBM e raccontate insieme ai loro clienti, mettendoli in competizione gli uni con gli altri. Alla fine abbiamo raccolto la voce dell'ecosistema che si è raccontata attraverso 35 video, abbiamo premiato i 3 migliori, però li abbiamo premiati secondo determinati criteri. Ma al di là dei 3 vincitori, che sicuramente abbiamo riconosciuto e a cui abbiamo dato risalto nell'ambito anche dei nostri eventi e delle nostre campagne, noi ci riserviamo di utilizzare tutto il materiale raccolto per dare proprio voce all'ecosistema in una campagna IBM LED che appunto racconterà tutta questa innovazione e questo nuovo ecosistema che noi stiamo cercando di alimentare. Abbiamo anche tutta una serie di iniziative per i nostri partner per dargli proprio gli strumenti per essere efficaci sul mercato. Noi mettiamo a disposizione dei nostri partner piattaforme di enablement come Seismic, che è una nuova piattaforma che abbiamo lanciato, che è poi la stessa che utilizza anche la forza vendita IBM. Abbiamo comunque già con successo lanciato una prima Marketing Academy a cui hanno partecipato una ventina di nostri partner per arricchire e potenziare le proprie tecniche di marketing. Abbiamo comunque inaugurato IBM Studios in Piazza Gaeo Lenti, che è la nostra nuova location, dove all'interno di IBM Studios ospitiamo i nostri partner in spazi di co-creation come IBM Garage. Un 2020 ancora più effervescente del 2019, io lo vedo così. Quindi un 2020 dove i primi pilot di design thinking fatti insieme ai nostri partner e ai loro clienti utilizzando i fondi di co-marketing, dove appunto questi pilot diventeranno la normalità. Quindi ci aspettiamo di avere sempre più sessioni di questo tipo,
sempre più sessioni di co-creation, dove partner, clienti, IBM si incontrano per creare insieme valore e soluzioni per il mercato, per essere vincenti appunto sul mercato.